aspettavamo da ormai un mese e mezzo, no? Che questo inizio di campionato che è slittato, ora finalmente si inizia a fare sul serio e quindi c'è grande voglia da parte di tutti, da parte dei ragazzi, da parte mia, la curiosità di vederli all'opera dopo questo mese e mezzo di lavoro dove comunque sono molto contento di quello che abbiamo fatto e del percorso che è stato fatto. La prima del Cerignola nella nuova stagione, la prima di Ivan Tisci alla guida degli Ofantini. Torna il campionato di Serie C, c'è Cerignola a Messina questa sera, fischio d'inizio al Monterisi, previsto alle ore 20:45. Mi aspetto una partita sicuramente pimpante, una partita difficile contro una squadra che sicuramente ci darà del filo da torcere perché farà dell'intensità un'arma importante, non solo dell'atteggiamento tattico e dell'organizzazione, quindi è un Messina da rispettare. L'ultimo giorno di mercato ha portato in dote un giovane centrocampista, Mattia Vitale, classe 2004, dalla Samp, e Agostino Rizzo, terzino destro del 99, ex Avellino. Ha salutato Cristian Langella, nuovo calciatore del Rimini, ha salutato soprattutto Ismaila Shik, prelevato a titolo definitivo dal Bari. Dire due parole per Isma perché ho detto anche ai tuoi colleghi, avevo avuto la fortuna di poterlo ammirare dall'esterno e ho avuto la fortuna di poterlo allenare in questo mese e mezzo che nonostante i rumors di mercato che potevano magari a volte condizionarlo, il ragazzo ha dato grande disponibilità e ha dimostrato veramente di avere grandi qualità. Quindi ho capito che è un giocatore che merita la Serie B. Sono contento per lui, mi avrebbe fatto molto piacere allenarlo proprio perché credo che sia un giocatore importante, ma credo che meriti questa occasione e sono convinto che Bari abbia fatto un acquisto importante. Mercato chiuso, parla il campo. Salteranno la sfida di stasera contro il Messina gli squalificati Rizzo, Gonnelli e Sainz Mazza. Cresce nel frattempo l'entusiasmo dei tifosi, raggiunta la quota dei 1.000 abbonati. Sono curioso anche e non vedo l'ora di. Mi aspetto di vedere quel Monterisi e quel pubblico che ho sempre visto quando sono venuto a seguire le partite del Cerignola dallo stadio e di quello che mi hanno raccontato, di un pubblico caloroso, di quell'entusiasmo e di quell'energia positiva che ho sentito addosso fin dal primo giorno, da quando mi sono seduto per la presentazione ufficiale e quindi mi aspetto di vedere tanta gente allo stadio perché so e ho capito che c'è anche tanta curiosità da parte del pubblico e dei tifosi di vedere questo, diciamo, nuovo Cerignola.